La realtà è che il 50° stormo verrà rischierato a Ghedi e quindi in buona sostanza la gran parte del personale militare verrà lì trasferito. Rimarrà una parte consistente del personale civile a San Damiano che rimarrà una base mutilata. Rimane in queste condizioni essendo una base NATO. E quindi rimane ai fini strategici, ma non ai fini pratici. Vi era stato un impegno assunto dalla Regione quando è stata approvata lo scorso anno una mia risoluzione per verificare presso il Ministero della Difesa una diversa soluzione o in subordine per pensare ad un utilizzo di San Damiano, vuoi per la protezione civile, vuoi ai fini di un trasporto cargo, e in realtà la Regione non ha fatto niente. E quindi nel silenzio colpevole delle istituzioni locali, accompagnato a quello delle istituzioni regionali, accompagnato a quello del governo, e sono tutti dello stesso colore, e cioè di sinistra, abbiamo sinistrato San Damiano. Questo cosa significa per il territorio? È una grave perdita per il territorio piacentino, non solo sotto il profilo ovviamente della presenza militare, che pure è indubbio che avesse una sua rilevanza. Addirittura, come tutti sanno, a San Giorgio Piacentino è stato edificato anche un villaggio, cosiddetto Villaggio Azzurro, per dare la possibilità agli aviatori di avere una casa per sé e per la propria famiglia. È chiaro che nell'ambito di 2 o 3 anni fatalmente certe presenze verranno meno. Da subito quelle imprese che lavoravano per l'aeroporto avranno una contrazione significativa del proprio volume d'affari. Un altro centro importante direzionale, il territorio piacentino, perde. Ma purtroppo ha una classe dirigente di ignavi che assiste passiva a questa spoliazione della propria terra.